Eccoci! Auguri! Dopo 60 anni, come si sente? Eccoci! Mi sento bene, sono in forma, grazie. Ecco! Una folla lo accoglie fuori dal municipio. Applausi e striscioni per il nuovo sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, 44 anni, ingegnere aerospaziale di Castiglioncello. Il seguace di Grillo ha battuto il suo avversario Marco Ruggeri, candidato del PD e del centro-sinistra, con il 53,06% di voti. La roccaforte del Partito Democratico si è sgretolata poco sotto il 47%. Un risultato mai visto a Livorno, nota per la sua passione e fedeltà alla sinistra. Un voto questo che dice una cosa chiara, i livornesi hanno voluto voltare pagina ed è lo stesso Nogarin a ribadirlo. Si respirava giorno dopo giorno, montava questa voglia di cambiamento e non è unicamente merito nostro, è demerito sicuramente del Partito Democratico e è merito anche delle liste civiche che comunque hanno avuto un ruolo importante e alle quali va dato un riconoscimento anche politico per il sostegno che comunque ci hanno dato e ovviamente cioè noi siamo assolutamente disposti a dialogare, perché il nostro interesse non è stato soltanto quello di vincere questo ballottaggio, il nostro obiettivo è quello di governare bene questa città 5 anni per far sì che il cittadino torni al centro dell'interesse della città. Cominceremo a contare le macerie di quello che abbiamo ereditato e dopodiché inizieremo a ricostruire esattamente come abbiamo scritto nel programma di governo, in modo coerente, con impegno, come siamo abituati a fare noi cittadini che ci siamo semplicemente prestati per un periodo di tempo al mondo della politica, con l'impegno da parte mia al più presto di ritornare a fare il mio mestiere. Io non ho intenzione di diventare politico di mestiere, tornerò a fare l'ingegnere e adesso lo farò dedicandomi a questa città. Questa città ha bisogno di me, le persone hanno creduto in me, hanno creduto in noi come gruppo e noi sapremo fare il meglio nell'interesse di questa città. L'affluenza di seggi è stata molto bassa, circa il 15% in meno dei votanti rispetto al primo turno del 25 maggio scorso. Un livornese su due infatti non è andato a votare al ballottaggio. Non sono poi mancate le polemiche e il sorriso amaro di Ruggeri. C'è a mio giudizio un errore sostanziale nella campagna elettorale e su questo terreno poi ne discuteremo. Vedremo, grazie. La sconfitta è una sconfitta pesante, netta. La responsabilità me la prendo tutta e ora faccio i miei migliori auguri a Filippo Nogarin perché governi come si merita la città di Livorno.